Skarbrand era un tempo il figlio prediletto di Khorne, poiché tanti dei teschi che adornano il suo trono sono stati forniti dalla sua ira. E per ottenerli, Skarbrand ha dovuto vincere innumerevoli battaglie e versare rossi oceani di sangue. Tuttavia, nessuno può godere di questi successi senza sentire il proprio orgoglio crescere a dismisura. Fu così un gioco da ragazzi per Tzeentch convincere Skarbrand che forse egli poteva prendere il posto di Khorne nel Pantheon degli Dei. Così, un fatidico giorno in cui il dio del sangue gli dava le spalle ed aveva la sua attenzione rivolta in altri luoghi, Skarbrand, che aveva con un solo colpo ucciso numerosi nemici e spazzato via intere città, attaccò Khorne alle spalle. Tutta la sua potenza non riuscì nemmeno a scalfire l'armatura del suo padrone, che infuriato si voltò e, preso Skarbrand per la gola, gli levò ogni emozione tranne la rabbia infinita che lo pervadeva. Poi lo lanciò dalla sommità della fortezza di Ottone, dalla quale Skarbrand cadde per 8 giorni e 8 notti, per poi schiantarsi al suolo, perdendo metà faccia e lasciando le sue ali così danneggiate da non poter volare. Da quel giorno, Skarbrand sta cercando il modo di ritornare nelle grazie del suo padrone, ed il teschio di un dio morente sarà sicuramente sufficiente. E benvenuti amici della Legge Italica, qui è Samuele Warrior che vi parla. Oggi siamo tornati un'altra campagna su Total War Warhammer 3. Ieri abbiamo visto la campagna con il nono Lord Leggendario, il Principe Demone, che purtroppo era stato ricattato qualche giorno prima per la nostra gioia, e la campagna portata da Loris. Oggi siamo qua per portarvi Khorne e Skarbrand, il nostro carissimo amico. Adesso ci andiamo a vedere il filmato iniziale, perché secondo me con i filmati iniziali hanno fatto una roba clamorosa, e poi inizieremo a giocare. Jagged rocks and rivers of fire. Here I found the greatest of all bloodthirsters. Bones of all that walked or crawled littered his lair. Skarbrand, rage incarnate. I had but a moment to make my case, the time it took to sharpen his murderous blades. The demon had spent millennia harvesting skulls to earn the forgiveness of his master, the Chaos God, Khorne. The skull of Ursan would gain his favor. What do you know of Khorne's favor? Nothing, mighty Skarbrand. I am but a servant, ready to aid your slaughter. I can smell the magic on you, seer. I'll take your skull. Why take mine, when you can have the skull of a god? Let me guide you through the maelstrom to where Bellegarde imprisons the bear. Take his skull. All I want is a drop of Ursan's blood. Keep your skull. Give me the bear. One skull for the throne. The rest are mine to collect. Beh, direi che le motivazioni non mancano, insomma. Il nostro obiettivo è ottenere la testa del dio Urso, un trofeo degno del trono di Teschi. Perfetto, andiamo a vedere. Vi risparmio il discorso che c'è, ma adesso siamo qua. Chaos, i servitori di Khorne dichiarano guerra a qualunque fazione non appartiene al Chaos che incontrano. Teschi. Le fazioni di Khorne usano i teschi per ingraziarsi il dio del sangue e li ottengono combattendo e radendo al suolo gli insediamenti, nonché dai culti del caos e dalle pile di teschi. I teschi sono una risorsa necessaria per conquistare insediamenti e ricercare delle tecnologie. Massacro. Gli eserciti della fazione di Khorne accumulano bonus quando vincono più battaglie in seguito. Sono incentivati a radere al suolo gli insediamenti quando li conquistano, perché quando viene raso al suolo l'insediamento è possibile evocare degli eserciti demoniaci
e l'insediamento in rovina finirà sotto il controllo di una fazione di Khorne che governa parzialmente la provincia in cui si trova. Il grande gioco è una meccanica presente tra i quattro dei del caos in cui le fazioni di Khorne prendono parte al grande gioco, contendendosi con gli altri seguaci del caos il primato di aver diffuso più corruzione sui reami dei mortali. Abbiamo come primo obiettivo quello di sconfiggere questo esercito e direi che andiamo subito nella nostra primissima battaglia con Scarbrand. Se avete perso l'audio, tranquilli, non è un problema, perché adesso dovrebbe essere ritornato. Prima battaglia con Scarbrand l'esiliato, il suo esercito iniziale mi sembra abbastanza forte, specialmente considerando quello che stiamo per andare ad affrontare, ma va bene così. Non c'è bisogno di iniziare subito con gli avversari più tosti di sempre. E andiamo subitissimo a combattere. Vi farò vedere le unità appena le avrò messe bene. Intanto so già quello che voglio fare, quindi... Allora, andiamo subito a goderci le nostre unità. Questo è il nostro Scarbrand. Bellissimo. Questi sono i nostri assetatini di Khorne, assetati su dei Juggernaut, e penso che non avrebbero potuto renderli meglio. Questi sono i mastini del caos che avete visto in tutte le varie robe, e questa è la motocicletta di Khorne, vroom vroom, e ci divertiremo tantissimo ad utilizzarla sempre che non la perdiamo nella prima battaglia di oggi. Andiamo subito, Scarbrand puntato dritto per dritto sul loro nemico. E qua non c'è molto altro da fare. Diciamo che Scarbrand va proprio dritto sul loro nemico. Mantiamo i mastini su questi predoni a cavallo. Questi due vedranno uno di caricare frontalmente i predoni del caos e l'altro di fare il giro attorno per caricare sulle retrovie qualsiasi cosa. Scarbrand dovrebbe essere abbastanza potente in teoria da farsi addirittura tutta questa armata da sola, se ci pensiamo bene. Queste sono le sue statistiche, parte con 85 di attacco corpo a corpo e 683 di forza dell'arma, cioè una roba clamorosa. E è passato attraverso le linee nemiche per massacrare questo lord. Direi che non è male. Che botta che si è preso. Intanto qua i nostri mastini hanno ingaggiato i predoni del caos a cavallo. Qua adesso arriva la motocicletta di Khorne, che ragazzi ha delle animazioni che sono clamorose. Qua arrivano anche i nostri Juggernaut. Questi li portiamo qua, questi li prendiamo per farli controcaricare. Dai. Ci divertiremo un macello a giocare a queste campagne. Poi non so dove sia finito il loro nemico. Eccolo qua, non è ancora morto, peccato per lui. Ma adesso direi che morirà piuttosto male. Carica sulle retrovie, carica sulle retrovie. E qua, signori, la battaglia è praticamente già finita, perché l'esercito nemico in rotta rimane solamente l'arma. È una sciocchezzuola. Abbiamo perso la bellezza di tre mastini. Questo è tutto ciò che abbiamo perso in questa fantastica vittoria. Direi che perfezione assoluta. Adesso andiamo a vedere cos'altro c'è da fare nella campagna. Dovremmo costruire un paio di edifici. Andiamo a scegliere le nostre prime tecnologie. Assolutamente sì. Tempi di caricamento, come potete vedere, sono abbastanza corti. Anche se non cortissimi, diciamo, per essere un Total War sono corti. Qua abbiamo la possibilità, ci prendiamo i teschi. E grazie a aver sconfitto l'esercito nemico abbiamo a disposizione uno dei nostri eroi che dobbiamo integrare nell'esercito, quindi lo facciamo subitissimo. Ed eccolo qua, favore totale 400, teschi più 100. Diamo tracciatore come prima abilità. Qua voglio costruire tributo a Khorne e migliorare il covo. E poi abbiamo come missione quella di reclutare due nuove unità, e quindi lo faremo subito. Direi che i sanguinari di Khorne sono la scelta migliore. Teschi per il trono dei teschi. Cosa abbiamo fatto? Presenta un tributo di teschi al dio del sangue, potenziando i tuoi eserciti e permettendo loro di irrompere nel cuore del territorio nemico.
Abbiamo quindi 25% di capacità di movimento dopo aver reso al suolo un insediamento, introiti del bottino più post-battaglia più 25%, abilità dell'esercito evocazione dall'aldilà che ci permette di evocare dei sanguinari e armate del sangue più 2 unità alla creazione. Non male. Andiamo a scegliere la prima tecnologia, qua ve le faccio vedere tutte molto velocemente, però quella che secondo me è più importante è teschi per il trono dei teschi, perché ci dà 20 teschi a turno, quindi prima la facciamo, prima iniziamo a fare quello che dobbiamo fare. Poi andremo a prendere il ghiacciaio di bronzo e probabilmente il ponte di ottone, tanto il ghiacciaio di bronzo lo dobbiamo radare al suolo perché siamo Khorne. E il ponte d'ottone faremo esattamente la stessa cosa. Abbiamo preso più 800 di favore e 200 teschi. E adesso andiamo a radere al suolo questo insediamentaccio nemico. Ci dà una vittoria di misura con perdite basse. Non ho intenzione di farvi perdere tempo. Per questa cosa qua dobbiamo scegliere se utilizzare teschi per il trono dei teschi per raccogliere 1000 teschi oppure fare sangue per il dio del sangue che ci dà un'armata di sangue e 5% di reintegro delle unità. Direi che prendiamo la armata, anche se il passivo adesso comincia a essere abbastanza incredibile, però va bene così, va bene così. Va bene così, allora direi che ci portiamo verso il ponte di ottone perché qua non c'è da perdere tempo. E questa seconda armata, quasi quasi, io la manderei giù al monolito di Ascia Fatale. Tanto, no. Qua, al ponte di ottone è controllata dai guerrieri del caos, ma c'è un'armata di uomini bestia qua in zona, quindi non so cosa succederà sinceramente. Allora noi ci prendiamo un banchetto di sangue e andiamo avanti a vedere cosa succede. Abbiamo 4 turni per utilizzare al meglio questa armata. Fuoco e sangue. Mantieni il controllo di una delle seguenti province. Sì, ok, però questa dovrebbe col tempo venire aggiunta al nostro. Allora, pendente spenna piccioni è uno degli strumenti più inutili del gioco, quindi lo vendo per 100 monete d'oro, anche perché non abbiamo tanto tempo per fare cose, quindi ambiamoci verso le cose nemiche, che se abbiamo fatto una cavolata possiamo sempre disbandare tutta questa armata, congedarla, quindi non è un problema. Nel peggiore dei casi avremo indebolito l'armata di Slaanesh che si trova lì a sud. Tanto prossimo turno, anzi adesso ci attaccano loro, quindi io non penso che la riusciremo a vincere perché ci dà una sconfitta onorevole con perdite addirittura alte e in effetti l'esercito nemico è abbastanza forte. Però abbiamo qualche unità particolarmente cazzuta, di conseguenza salvataggio dei codardi, tanto per, e ce la andiamo a combattere. In manuale vediamo di fargli più danni possibile in modo che, specialmente nell'armata principale, le unità che perdano rimangano perse per sempre. Se riuscissimo ad uccidere il Lord sarebbe la cosa migliore in assoluto, perché questo è un eroe esaltato e gli eroi esaltati devono essere reclutati, possono essere reclutati solamente se l'eroe, se il Lord normale raggiunge il livello 15. Quindi se uccidiamo ora questo simpatico signorino, fino a che loro non avranno un altro eroe al livello 15, sarà molto difficile che loro abbiano un altro eroe esaltato. Come potete vedere, il nostro Lord è qua in unità di sanguinari di corno esaltati, quindi non abbiamo un Lord vero e proprio, anche se abbiamo un assetato di sangue che è praticamente la stessa cosa. Abbiamo la doppia motocicletta di Khorn e di questo sono molto felice. E qua sui fianchi invece ci presentiamo con Juggernaut e assetati di Khorn. Vi faccio vedere i mastini di Khorn che sono bellissimi. Questi qua sono proprio fatti bene bene bene. Questi sono i Chaos Spawn di Khorn, ma li avete già visti. Questo qua è un assetato di sangue
normalissimo. Iniziamo la battaglia, anche se sarà una sconfitta, al dio del sangue non interessa minimamente di chi sia il sangue che viene versato, quindi che sia nostro o che sia quello dei nostri nemici non ha assolutamente nessuna importanza. I nemici qua si ritirano per il semplice fatto che tra 1 minuto e 45 gli arriveranno dei nuovi rinforzi. Direi che è quindi giunto il momento di avanzare e prendere l'iniziativa almeno per il tempo che rimane, anche se intelligente l'intelligenza artificiale ad aspettare rinforzi, anche se qua c'è una svista particolarmente clamorosa che mi consentirà di prendermi un'unità a gratis da parte mia. Sì, i miei mastini da soli riuscirebbero a fare fuori questi erranti infernali di Slaanesh, che andiamo a vederli da vicino. Beh, stanno venendo massacrati. Non vorrei dire altro, ma stanno venendo massacrati. Queste unità, posso parlare del multiplayer molto molto brevemente, ma questa unità nel multiplayer invece è estremamente forte, perché costa solo 600 ed è molto 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 incentrata al DPS. È molto Glass Cannon. Se cercate la definizione di Glass Cannon sul dizionario di Warhammer, vi comparirà di sicuro questa unità prima o poi. Allora, dobbiamo isolare in qualche modo questo custode dei segreti. E sto pensando a come fare. Intanto le nostre furie dovrebbero battere quelle di Slaanesh, perché le nostre sono quelle di Khorne, quindi tanta roba. E poi direi di iniziare ad assaltare la linea del fronte. I nostri assetati sanguinari dovrebbero riuscire a battere in linea puramente teorica le demonette. E nel frattempo vediamo di mandare gli spawn qua, loro qua. Ok, vediamo di uccidere questi. E con il nostro lord vediamo di fare così. Gli spawn adesso li mandiamo sui carrettini, perché è più importante, a mio modesto parere, far fuori i carrettini che far fuori il resto. Qua spawniamo un'altra unità di sanguinari di Khorne che si prende la carica delle demonette e ci libera un'unità per caricare nelle retrovie. La morte accoglie il tuo lord, di già, povero Cristo. E qua ci stiamo facendo tante grasse risate. Dai, dai, dai. Allora, vediamo. Qua le nostre furie del caos hanno massacrato le furie del caos nemiche e stiamo massacrando pure le monete. Quindi, ottima mossa da parte nostra. Qua i loro carri non stanno facendo niente. Siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Non ci ritiriamo perché hanno usato fascino. Allora, più 24 attacco di corpo a corpo a tutti ad area. Vediamo se il nostro lord riuscirà a fare qualcosa. Intanto qua dobbiamo iniziare a fare delle cariche ciclate sulle retrovie, perché altrimenti qua è la fine. Penso che le nostre furie siano appena schiattate, ma non è un gran problema. I sanguinari esaltati vanno lì. Spero che riprenderemo presto il controllo del nostro lord, perché altrimenti potrebbe diventare un problema. Eccolo qua. I carri sono morti. Sì, allora aiutiamo qua nel centro. Qua carica sulle retrovie. Sapete che potremmo anche vincerla? Non so perché, ma potremmo anche vincerla. Questa è stata una bella abilità. Questi erranti infernali Slaanesh, ci mandiamo i mastini, perché di sì, mentre i nostri amiconi qua vanno a prenderlo. Voi caricate qua nelle linee del fronte. Ok, direi che qua utilizziamo il fatto che li stiamo tenendo impegnati per fare delle cariche ciclate. Stiamo per uccidere il loro lord, è l'obiettivo principale di tutta sta roba, quindi se lo riusciamo ad uccidere, tanta roba. E qua c'è una seduttrice dell'ombra, ma direi che quella ci pensiamo proprio per ultima, perché tanto fa parte della guarnigione, quindi non è che sia molto importante. Qua possiamo non so se inseguire le unità nemiche o no, ma direi che prima ci concentriamo sul vincere la battaglia. Qua è andato tutto in rotta, quindi mandiamo loro a uccidere questi qua, mentre voi li scortate gentilmente al di fuori del campo di battaglia. Evochiamo un'altra unità. Voi non dovete morirmi. Cagnolini, non morite. Cagnolini, non morite. Voi caricate le retrovie e adesso ci troviamo la battaglia tra i due lord. Botta subito così. E sembra... è morto. È morto. Bella lì.
Direi che tanto le perdite non ci interessa minimamente di averle subite, perché è un esercito che non abbiamo reclutato, non stiamo pagando, cioè stiamo pagando profumatamente, quindi se mi crepa qualcuno sono anche più che felice. Se poi riusciamo anche a conquistare l'insediamento, più che conquistare il radero al suolo, io sono più che felice. Quindi inseguiamo tutte queste unità, vedo di tagliarvela come parte, ma ci rivediamo sulla campagna. Ed eccoci tornati, finalmente abbiamo guadagnato 360 teschi e 5300 di favore totale, non male. E l'esercito nemico è sostanzialmente massacrato. Sono rimaste 2, 4, 5 unità contro le nostre, non abbiamo fatto male. Direi che la pagnotta se la sono portata a casa. E mi sa che mi prenderò altri teschi per il trono dei teschi. Decisamente. Loro adesso se ne vanno fuori dalle balle, perché giustamente loro non vogliono avere niente a che fare con me, anche se non ho idea se abbiano un'altra provincia oppure no, ma se non ce l'hanno sono molto nella cacca loro. Qua abbiamo Nurgle di sopra noi, che non è male. Ci è data la missione di reclutare 20 nuove unità, che non penso riusciremo mai nella vita a finire. Ok, il timer si ferma ogni volta che abbiamo un combattimento. Qua adesso assaltiamo, ci dà una vittoria decisiva. Di conseguenza ci prendiamo la vittoria e non voglio reclutare un'altra armata, ci prendiamo i teschi. Ci prendiamo tanto i teschi per il trono dei teschi, ma proprio tanto, tanto, tanto. E poi direi che questa armata, gli faccio inseguire l'armata di Fuchs, che dovrebbe attaccarci. Se poi Fuchs in un modo o nell'altro dovesse decidere che ha abbastanza palle per attaccarci, una volta che è finita questa cancello completamente l'armata, che tanto quello che doveva fare l'ha fatto. Qua attacchiamo il ponte di Ottone, ci dà una vittoria pirrica con perdite alte, ma io tengo circondato l'insediamento, tanto abbiamo ancora abbastanza per 6 turni. E penso che questa la conquisterò, perché qua non si stanno esattamente reclutando nella maniera più veloce possibile. Cioè non si stanno creando gli insediamenti, perché io come meccanica di Khorne ho che sostanzialmente gli insediamenti che ho raso al suolo prima o poi diventeranno miei. Il problema è quando sarà il prima o poi, quindi... per ora questi due li abbiamo massacrati, dovrebbero prima o poi tornare miei. Magari una volta che abbiamo tolto questa fazione di Khorne dalle balle, cominceranno a diventare miei. Qua Fuchs del Dolore Soave ha provato a spostarsi, ma non molto, non di molto, mettiamola così. E dobbiamo raccogliere 500 teschi dalle uccisioni in battaglia. Peccato che non ci fosse capitata prima, perché ne abbiamo raccolti 300 solo da lì. Ma adesso attacchiamo Fuchs, previsione vittoria assoluta. 23 teschi, ne prendiamo altri 8. E abbiamo distrutto la fazione del Dolore Soave. E abbiamo raccolto anche 500 teschi, quindi tutto a posto. Favore e tutto il resto. Abbiamo... anche questo. Allora direi che usiamo la sventura dei mietitori, che è questa armata che è nata, per reclutare, anzi colonizzare con dei teschi il monolito. Ho 2500 teschi, sì ce li ho, quindi lo colonizzo e via a tutta l'armata. Così adesso abbiamo l'insediamento, che non è male. Questo qua si rifarà col tempo, questo lo conquisteremo, tanto adesso nuova meccanica, quando il... pare che qua c'è una pestilenza di nonno Nurgle. Però, lasciando stare la pestilenza, essendo sotto assedio, dal turno immediatamente dopo che è iniziato l'assedio, le unità sotto assedio cominciano a prendere attrito. Quindi se voi siete assediati vi conviene uscire fuori il prima possibile o portare un esercito di supporto immediata subito, perché adesso non avete più il periodo di grazia di 5-6 turni. Tecnologia ricercata, 20 teschi a turno, da adesso ce li avremo. E direi che
ci facciamo. Che cosa? Questo qua, uccisioni seriali. Capacità di movimento durante la campagna più 10% dopo aver raso al suolo un insediamento per tutti i personaggi. Qua adesso possiamo creare la darsena infernale e il bastione oscuro. La crescita di Khorne la andiamo subito a vedere, è zero al momento, perché gli edifici, l'unico che ci dà della crescita è la breccia dimensionale e ovviamente il bastione oscuro, ma avendo il morale negativo nella provincia si annullano tra di loro, come possiamo vedere qua. Ok, vediamo di passare ancora un altro turno. Non sto tagliando i fine turno, forse dovrei farlo, me ne scuso in caso, per il semplice fatto che sono estremamente veloce. Costi di reclutamento meno 25% in tutti gli eserciti e porta a 75 la corruzione di Khorne in qualsiasi regione adiacente non controllata da Khorne. Quindi una regione adiacente non controllata da Khorne non è questa, perché questa è tutta Khorne. Perfetto, direi che andiamo a vedere, siamo arrivati a 25 minuti di video, ci facciamo questa battaglia d'assedio. Assedio in insediamento minore, vi ricordo che adesso questa cosa esiste, e quindi dopo aver fatto questa ci salutiamo e ci rivedremo al prossimo episodio di Skarbrand. Devo vedere quanti video e quanti minuti ho ancora a disposizione, però intanto voi fatemi sapere nei commenti se vi piace o meno questa campagna di Skarbrand, anche perché dopo che avrò avuto la possibilità di farvi vedere tutte le campagne, che quindi sarà più o meno verso la fine di verso il rilascio di Total War Warhammer 3, vi chiederò qual è la campagna che vi è piaciuta di più, perché sarà quella che continueremo. Ovviamente il Dictator penso farà la stessa cosa, se non qualcosa di simile, però ognuno di noi avrà la sua campagnetta che è piaciuta di più e la porteremo sul canale solo per voi. Allora direi che qua noi voglio assediare la città da più punti, perché farsi inchiappettare in un solo punto non è il massimo. Se invece si attacca da più punti succede una cosa molto simile a quella che è successa adesso, ovvero i nemici semplicemente se ne vanno un po' in giro per la mappa, non sanno più da dove li stai attaccando e quindi riusciamo a prenderli un attimo alla sprovvista. Per esempio questo è un passaggio che è sostanzialmente inutile a chiunque voglia attaccare, però è un buon diversivo. Intanto qua il nemico ha costruito torri su torri su torri, noi qua andiamo a prendergli i suoi poveri aspiranti campioni con due unità di sanguinari massacratori di Khorne. E ovviamente Skarbrand è passato qua in mezzo come se non ci fosse un domani. Tu attacca, fai qualcosa. Dai Skarbrand, dai. Ovviamente vi ricordo, se vedete bug, colorazioni strane e tutto il resto, sappiate che è semplicemente per il semplice fatto che il gioco deve ancora uscire. Siamo a circa un mese dal rilascio, anzi dovrebbero essere tipo 28 giorni. Qua possiamo evocare subito l'unità di Bloodletters o sanguinari, come dir si voglia, per attaccare questi predoni del caos che stavano scappando. Maledetti loro, non si scappa da Skarbrand. Qua c'è il nostro eroe che ha detto vado io, tu lasciali a me che vado io, e direi che finora non si sta facendo pregare proprio. Li sta ammazzando uno dopo l'altro, anche se qua stanno combattendo nel terreno. Attenzione signori, nel terreno. Vabbè, attacca tu. Andiamo a vedere dall'altra parte come sta andando. Non ho neanche più guardato i miei massacratori. I massacratori stanno bene, i mastini e tutto il resto stanno bene anche lì, quindi andiamo ad attaccare qua sulle retrovie. Sì, sta andando bene, sta andando bene. Direi che diamo un più 24 di attacco corpo a corpo qua in questa zona. Vai Skarbrand, fai cose, mandali tutti in rampage e wabam, massacrati. Qua i nostri mastini fanno quello che devono fare, i massacratori direi che a sto punto li mando direttamente lì nel punto centrale e ci godiamo un po' di animazioni, anche se non ci sono più quelle sincronizzate
ma almeno ci stanno provando a fare qualcosa di simile. Seguiamo un sanguinario fin quando non crepa. Questo qua, tu sei Jimmy, il sanguinario Jimmy. No, Jimmy è crepato. Male, molto male. Jimmy, hai fatto una brutta figura davanti al signore del trono dei teschi. Te lo lascio detto. Così, giusto per... Questi li mandiamo qua nella retrovia, perché mi sa che qua i nemici hanno concentrato praticamente tutta la loro potenza di fuoco. Ma noi adesso ci mandiamo i mastini e la motocicletta di Korn, che ha deciso che voleva fare una sgommata in giro. Vediamo di andare a fare insert sulla motocicletta. Oh yeah. Peggiori trip. Poi non sapevo che le legioni di Korn sapessero leggere, ma a quanto pare il sanguinario che è su sta motocicletta ha pure appreso a leggere, oltre che a massacrare per bene. Quindi non male. L'educazione è importante, carissimo. L'educazione è proprio importante. Oh mio Dio, che bello! Li ha mandati a volare giù. Ah no, si sono rialzati. Peccato. Ok, adesso dovremo anche andare a vedere che cosa sta succedendo in giro, anche perché stiamo avendo un po' troppo divertimento. Ecco, infatti c'è la gente che se ne va fuori dalle balle. Qua cosa abbiamo? Dai, evochiamo loro. Qua però se ne stanno andando un po' tutti in rotta. Qua siamo riusciti. Qua nelle retrovie è passato un po' tutto. Ok, più 24 attacco corpo a corpo a Muzzo. E l'evocazione qua sta facendo dei bei danni. Ovviamente Skarbrand sta massacrando il loro condottiero del caos. Non dirmi che l'hai appena calpestato. Vabbè, lui è terrorizzato, prendono il caos e scappano. Vittoria, signori! E con questo direi che si può concludere il primo episodio di Skarbrand. Mettete un mi piace, fatemi sapere nei commenti la parte che vi è piaciuta di più e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!